Buongiorno ragazzi, oggi siamo in diretta da Carbonia. Carbonia è una città che non ha una lunga storia alle spalle, però è fortemente legata alla storia perché è una città che è stata fondata da Mussolini durante il regime fascista. Qui vi faccio vedere subito la piazza principale. Andiamo a vederla, vi faccio vedere qui. Ok. E qui alle mie spalle potete vedere il campanile. Spero che si riesca a inquadrare, eccolo qui. La chiesa che vedete, e che adesso vi porterò anche a vedere da più da vicino, è una chiesa la cui fondazione risale esattamente alla fondazione della città, ossia il 18 dicembre del 1938. Questa città è stata fondata chiaramente su un modello tipicamente fascista. La piazza, come vedete, è esattamente quello che si aspettavano i fascisti in quel periodo, quindi schematicamente geometrica, senza fronzoli, e diciamo che è cambiata veramente poco rispetto al passato. È ancora nelle condizioni simili a quelle del 38, anche se chiaramente è stata rifatta la pavimentazione, sono stati aggiunti degli abbellimenti, come ad esempio la scultura di Giorgio Pomodoro, che poi vi porterò a vedere più da vicino, e qualche modifica alla torre che è proprio qui a fianco a me. Questa che vedete è la Torre Littoria, ed è la torre dalla quale Benito Mussolini si affacciò il giorno della inaugurazione della città. Vi faccio fare un giro veloce. Ecco la chiesa. Allora, i più attenti avranno notato che questa chiesa è una struttura abbastanza nota. In realtà ne esiste un'altra identica a questa, sempre qui in Sardegna, ma il campanile in particolare è esattamente la copia in scala del campanile di Aquileia. In questo caso però è realizzato in trachite rossa. Devo anche dire che esteticamente non è affatto male. Chiaramente si rifà al periodo della sua costruzione, e quindi porta i segni di quello che piaceva ai fascisti. La chiesa è costituita da tre navate, una navata principale molto ampia e due navate laterali leggermente più strette, dove trovano sede un set di sculture in legno che rappresentano la Via Crucis, così come venne vista da due artisti locali. Ed ecco qui, al di là di questo cancello, Santa Barbara, questa bella statua, e in questo bel cortile che ho frequentato da ragazzino quando suonavo in chiesa tanti anni fa. Eccoci ai piedi della statua. Si tratta di una statua molto particolare. Se non ricordo male, si chiama Frammenti ed è parte di un set di opere realizzate da Gio Pomodoro, ed è veramente una bella statua, un'opera d'arte che qui a Carbonia è stata molto apprezzata. Purtroppo in passato è stata vandalizzata, ma è stata anche ripulita in modo perfetto, e quindi è ritornata al suo splendore. Da qui potete ammirare la Torre Littoria. Torre Littoria che presentava un balconcino su questa facciata che vedete qui di fronte, dalla quale proprio Mussolini si affacciò per l'inaugurazione. Ora, questa piazza che voi vedete, durante la giornata dell'inaugurazione, quindi il 18 dicembre del 38, era piena completamente di gente. So per certo questa cosa perché i miei nonni erano presenti, e vi devo dire anche che in occasione di questa fondazione Mussolini regalò 100 lire ad ogni famiglia presente in piazza, quindi per loro doveva essere certamente un giorno importante, anche se vi dico anche che i miei non erano assolutamente dei sostenitori del Duce, anzi tutt'altro, erano esattamente l'opposto.
ci troviamo di fronte invece al mercato civico, sempre una struttura antica della città. Andiamo a vedere adesso la piazza che sta qui dietro, che è una piazza che è stata restaurata dalla precedente amministrazione comunale. Come vedete siamo perfettamente al centro della città ancora e vi faccio vedere. Eccoci qui alle spalle del mercato civico, in questa piacevole piazzetta con questo zampillo, che è un posto che io frequentavo molto da bambino. Qui, come vedete, siamo proprio dietro al mercato, mentre dall'altra parte possiamo vedere la piazza con gli archi. Il monumento ai caduti, eccolo qui. Come vedete anche la piazza è stata risistemata, manca ancora qualche dettaglio chiaramente, ma è ancora un po' in divenire. Andiamo a vedere adesso gli altri monumenti. Qui siamo proprio nell'anfiteatro che vi ho fatto vedere precedentemente e qua vi devo anche dire che questo che vedete è il mezzo migliore per fare queste cose. È veramente molto comodo spostarsi senza dover cercare parcheggio, specie quando si viaggia in centri storici come questo. L'anfiteatro qui, come vedete, è molto molto ampio. Questa è una struttura piuttosto recente. Da qui si può ammirare sia parte del campanile che vedete qui, che la Torre Vittoria, che adesso è sede di diversi uffici comunali. Dall'altra parte, che ancora non potete vederlo, ma poco più avanti, c'è il monumento dei minatori. E quindi andiamo subito a vedere questo monumento. Questo invece è il quartiere cosiddetto dei Casermoni. Questa è la loro chiesa, come vedete è una chiesa che è stata valorizzata ultimamente, riportata alle sue condizioni originali. E questo è tutto quel quartiere, praticamente qua troviamo tutte quelle case che venivano definite casermoni perché avevano una pianta rettangolare semplicissima. Come vedete qua in questa casa si vede addirittura ancora la M, guardate qui, guardate com'era stata marchiata, è qualcosa di incredibile da trovare ancora adesso. Qui sopra potete vedere Monte Leone, che è uno dei colli più alti qui della zona. Ci siamo saliti tempo fa e vi posterò chiaramente il video. Mentre alle nostre spalle qua non si vede, ma c'è Monte Rosmarino. Tutte queste case sono le prime case, quelle che componevano la Grande M, quindi sono le più storiche di Carbonia. Adesso vi faccio vedere anche la piazzetta che c'è poco più avanti. E quindi passiamo ad altro. Qua siamo sotto gli archi della piazza di cui vi parlavo. È una piazza dove quando ero bambino si faceva una festa divertente. Si tratta della festa della lumaca. E ricordo che qui in questo spiazzo veniva posta una lumaca di cartapesta gigantesca. E poi c'erano tutte delle bancarelle, e quindi la festa era qualcosa di molto, molto divertente e molto orientato all'infanzia.
mentre poi poco più avanti, se non ricordo male, c'era la festa dell'unità che si svolgeva invece nella piazza della chiesa, che è poco distante. Ed eccoci giunti alle miniere. In queste miniere hanno lavorato tantissimi operai, a partire da prima del 38, quando è stata inaugurata la città, quando gli operai hanno cominciato a lavorare qui in questa zona, e fino al 65, anno in cui molti operai sono passati all'Enel. E poi nel 71 la grande miniera di Serbariu ha chiuso definitivamente. Qui hanno lavorato due miei zii, mio zio Gesuino, che si occupava di saldature. Lui non lavorava direttamente all'interno della miniera, ma lavorava a stretto contatto con queste strutture, ed è plausibile che molte di queste saldature presenti in questi castelli siano state eseguite da lui. Quindi per me è grande orgoglio. Inoltre qui lavorò anche un altro mio zio, che lavorò però qua soltanto per 2 settimane. L'aneddoto è molto divertente, perché questo mio zio si trovò qui a lavorare durante una delle prime frane, e al verificarsi della frana, lui era molto giovane, gli operai, suoi colleghi, gli dissero di correre. Lui si mise a correre con un sacco di cemento sulle spalle, neanche si rese conto di avere questo sacco sulle spalle, e corse così fino a casa. E da allora non volle mai più tornare in miniera, quindi si trovò un altro lavoro. Questo per dirvi che è un lavoro che può essere molto molto pericoloso, è un lavoro che ha preso sangue della popolazione locale, e oltretutto per un carbone che non era neanche di particolare qualità. Ho scelto questo posto per darvi il saluto, per congedarmi. Spero che queste riprese vi possano essere piaciute, spero che abbiate trovato interessante un po' la storia della mia città. E da qui è tutto. Alla prossima escursione. Ciao ragazzi.